Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della Diocesi di Chiavari. Oggi si è conclusa la settimana di convivenza che è stata proposta alle ragazze e ai ragazzi fra i 20 e i 30 anni della nostra Diocesi. Un tempo di convivenza semplice, scandito dalla quotidianità degli impegni di ciascuno, chi al lavoro, chi alle prese con lo studio universitario. Un tempo che ha avuto come sede il seminario vescovile di Chiavari, dove appunto per una settimana si sono ritrovati in particolar modo alla sera per momenti di gioco, di preghiera e di riflessione più di 30 ragazze e ragazzi. Insomma, una proposta che ha ricevuto un'adesione veramente importante e che è trascorsa in un clima di grande serenità e fraternità. Siamo andati anche noi a dare un'occhiata, ecco il servizio che abbiamo preparato per voi. C'è chi passa tutta la giornata al lavoro e chi studia e poi alla sera tutti e tutte tornano a casa. No, non proprio. Per una settimana 40 ragazze e ragazzi fra i 20 e i 30 anni delle varie comunità della diocesi alla sera sono tornati in seminario per stare insieme per 5 giorni per condividere la quotidianità. Stiamo vivendo un bel tempo insieme sia durante i momenti più di svago, di studio e poi durante i momenti degli incontri, comunque riusciamo a confrontarci. Ecco, siamo qua durante il gioco, vediamo che arrivano tutti alla spicciolata proprio dalle attività quotidiane, un momento che si inserisce nella ferialità. Esatto, è il bello della convivenza, il fatto che non sia uno spazio distante dalla vita quotidiana, ma che riusciamo a inserirlo nelle nostre attività e poi il ritrovare comunque dei coetanei al ritorno dall'università o dal lavoro è piacevole, raccontarsi la giornata comunque con persone che magari non vediamo di solito. E qual è il valore aggiunto? Cioè, la sera poi quando vai a dormire, cos'è che ti porti dentro di questa giornata? Sicuramente la gratitudine di quello che abbiamo vissuto, sia nei momenti di gioco di fra di noi che quelli di incontro, di proposta. E comunque è sempre bello poter condividere del tempo con persone della propria età. Martedì è venuto a trovarci un monaco della comunità di Tézé in Francia e ci ha parlato della passione che l'ha mosso a diventare monaco, del fatto che lui ha scelto di dimorare in un posto un po' come ha fatto Gesù quando più di una volta è andato a trovare Marta, Maria e Lazzaro, i suoi amici più cari. Lui facendo questo collegamento ci ha parlato della sua passione, della sua scelta di diventare monaco, quindi è una scelta molto importante per la vita. Mentre ieri sera abbiamo ascoltato una psicologa che ci ha parlato di come gestire le emozioni positive e negative, anche se poi lei ci ha spiegato che non esistono del tutto emozioni negative, perché ogni emozione serve, come gestirla per poi affrontare al meglio le situazioni e vivendo nel presente, ecco, la propria realtà. Tu con quale domanda, con quale desiderio hai detto sì a questa iniziativa? Cioè, hai aderito perché? Ma principalmente per conoscere gente nuova, ho già fatto esperienze di questo tipo e so che in qualche modo è tempo un po' più di qualità, un po' più che permette di conoscere le altre persone un po' più in profondità, banalmente, perché magari ci sono tanti incontri durante l'anno, ma poi è sempre un saluto veloce, una parola in velocità. Invece in queste occasioni, facendo un po' più esperienza di comunità, si riesce a stare un po' più insieme, a sapere un po' di più, no? Delle persone che in realtà poi vediamo anche in altre occasioni. Tu cosa fai nella vita? Io sono un ricercatore all'università. Quindi, cioè, al mattino vai a lavorare, sì. Poi al pomeriggio ti ritrovi qua con altre ragazze e ragazzi. Esatto, sì. Sicuramente chi studia riesce a goderselo un attimino di più, a passare un po' più la giornata qua insieme agli altri che si fermano a studiare. E chi lavora trova, diciamo, la sera come spazio per stare insieme e sicuramente però è un bel momento lo stesso. Di solito quando si torna dal lavoro l'unico desiderio che si ha è spegnere il cervello, no? Mettersi anche un po' in modalità pilota automatico, ecco. Mi sembra che forse qua facciate il contrario, sbaglio? Sì, forse i primi giorni è un po' difficile, no? Perché chiaramente uno si abitua un po', però poi è come appunto fare un po' il contrario. Uno quasi vive la giornata pensando magari a come sarà il rientro, chi troverà, chi ci sarà, chi sarà arrivato, come qualcuno avrà perso il treno, qualcuno invece sarà arrivato in anticipo, e vedendo un po' poi quello che
che riserva la serata a seconda delle sere, a seconda degli incontri che si fanno. Ogni sera la riflessione, il raccoglimento, l'ultima il vespro e la celebrazione della messa per fissare nella mente con Don Alberto Gastaldi che lo stare insieme scalda il cuore e ciò che lo infiamma è quello che lo spinge verso la pienezza di sé. Non è scontato ed è bellissimo vedere una trentina di giovani che hanno desiderio forte di stare insieme, di parlarsi, di confrontarsi, di vivere un'esperienza comunitaria. Questo parla forse anche di quelli che sono i nostri tempi, in cui siamo chiamati forse a non essere così comunità, così famiglia in senso lato. Sicuramente l'essere comunità, la relazione con l'altro, aiuta di più anche a capire chi noi siamo. Il tema delle giornate è stato quello della resurrezione. Vivere da risorti è possibile. Stare con loro scardina tutta la narrazione che sui giovani è facile riproporre in maniera critica e squarcia possibilità diverse di relazione. Io sono dell'idea che tutte le generalizzazioni abbiano solo una minima parte di verità, ma poi in realtà appunto la realtà è molto più complessa di quello che andiamo a vedere. Esiste un mondo molto eterogeneo anche dei giovani. E qui abbiamo anche ad esempio l'opportunità di conoscere appunto ragazzi e ragazze di varie età, con esperienze diverse, però tutti accomunati dal desiderio di passare delle giornate insieme. C'è quindi un qualcosa di fondo che ci lega, ma poi siamo tutti molto diversi, ognuno con i suoi sogni, un po' le sue fragilità, anche quello che si aspetta dalla vita, un po' in una fase transitoria come quella che può essere quella dei 20 anni, dei 30 anni, quando uno studia poi deve decidere dove lavorare, però è sicuramente un mondo molto, molto ricco, no? Dove conoscersi aiuta appunto a conoscere meglio gli altri e la realtà esterna, ma anche meglio poi se stessi. Loro si fanno la grande domanda su due cose, secondo me, sull'aspetto della felicità, su cos'è che rende felici, e sul tema di cosa vuol dire essere adulti, cosa voglio fare da grande, se io sono felice da grande, no? Quindi c'è tutto il tema legato al mondo del lavoro, c'è il tema legato al mondo degli affetti, del voler bene, del donare la propria vita a qualcuno. Sicuramente quando si affrontano queste parole, queste esperienze con un gruppo di giovani dai 20 ai 30 anni, come stiamo facendo questa settimana, senti come accendere un fuoco dentro, come se stesse rispondendo a dei desideri di cui forse oggi non è così scontato dare il nome giusto. Quindi c'è una domanda di vocazione, secondo me, perché vocazione non vuol dire solamente come si può pensare, no? Nel linguaggio comune, no? Diventare prete, diventare suora, ma c'è una consacrazione, se vogliamo, che chiama, a cui Dio chiama, che è quella essere figli e figlie suoi nel mondo secondo quelli che sono i nostri desideri, no? I nostri sogni, quello che ci fa davvero essere noi stessi, dare quindi nomi alle cose. Vedendo questo bellissimo modo di stare insieme, viene da dire che la risurrezione è già adesso, cioè non è una cosa che viene dopo, ecco, viene da dire che si respira un po' di risurrezione. Sì, sì, la risurrezione è già ora, la vedi nei volti, nei sorrisi, nella gioia, nel fatto di poter dire qua c'è posto per me, io posso essere qualcuno, e ognuno di loro, ognuno di noi ha i nostri sogni, ha le proprie domande, ha la propria storia, magari a volte anche fragile, ed è bello come ci si può scoprire, questo è un piccolo seme, no? Che siamo davvero fratelli e sorelle. Ognuno ha un po' il suo modo di risorgere magari l'aspetto della vita in cui crescere di più, però diciamo che con gli altri, vedendo anche l'esperienza degli altri, può essere un po' più facile, ecco. In qualche modo continuiamo a parlare di giovani e lo facciamo occupandoci di un tema che riguarda la sfida educativa. Alcuni giorni fa a Chiavari i centri culturali di Genova e del Levante hanno organizzato un incontro che ha affrontato proprio questo tema, la sfida educativa nel mondo contemporaneo, partendo dal pensiero e dall'esperienza di Don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. È stata l'occasione per mettere a confronto le voci di varie istituzioni scolastiche e che hanno messo tutte in luce l'attualità del pensiero di Don Giussani, ma soprattutto la possibilità di applicare quello che lui ha insegnato nella scuola di oggi. Vediamo. E
Educare è una sfida. Lo sapeva bene Don Giussani, che ha dedicato la sua vita all'attività educativa nella scuola. Da questa esperienza gli spunti per trattare le problematiche e le sfide attuali dell'educazione, su tutte il rapporto tra i giovani e la realtà in cui vivono. È la domanda del nostro convegno, è la domanda che poniamo al pensiero di Don Giussani, che è stato un maestro del Novecento, anche un maestro dell'educazione. E quello che vediamo in Don Giussani è sicuramente il fatto che lui abbia sottolineato l'importanza nei giovani di tutte quelle che sono le domande fondamentali, in primis la domanda di senso nei confronti della realtà, che a noi sembra proprio la domanda che è esasperata in questo periodo. I ragazzi hanno sempre più bisogno di sapere che valore ha la vita, che valore ha la loro vita e qual è la loro funzione nel mondo. Quindi ci sembra che il pensiero di Don Giussani possa dare tanto in questo senso, proprio per la riscoperta di questa struttura fondamentale dell'uomo e dei ragazzi. Forse anche al sistema scuola, alle stesse scuole, può essere l'insegnamento di Don Giussani uno sprone per migliorare anche la comunicazione con i giovani? Certo, certo. Per esempio noi abbiamo invitato proprio un preside di Liverpool che ha incontrato Don Giussani per caso leggendo un suo testo su internet e che ha rielaborato tutto il programma della sua scuola alla luce di questo pensiero. Ha detto addirittura, leggevo nelle pagine di Don Giussani quello che io avevo sempre pensato, quello che io avevo sempre voluto, e a partire da questo ha proprio rinnovato la sua scuola. Quindi comunque tutto ciò che vivifica l'umano, tutto ciò che lo cambia, cambia anche le strutture, cambia il modo di fare scuola, di improntare i programmi. Quindi spero che da questo convegno emergano queste esperienze soprattutto, cioè che si risponda alla domanda ma come si fa a fare scuola in un modo diverso anche a partire dal pensiero di Don Giussani. Due cose, due spunti interessanti nel rapporto che ho avuto nel leggere e nell'incontrare Don Giussani rispetto alla mia vita di educatore. Che la prima, non possiamo educare se non portiamo e conosciamo il significato della realtà a cui educhiamo tutti i ragazzi. La realtà è dono e porta con sé un significato. Secondo me l'assenza di oggi nelle generazioni, ma anche ai miei tempi, è poter dubitare che ci sia un significato grande nella vita. Se non c'è un significato non ci si implica, non si studia, non si entra in rapporto con la realtà, mentre la realtà porta questo significato. È per questo che io posso implicarmi, posso mettere le mani in pasta per fare un percorso educativo. Il secondo punto è che l'educazione è sempre testimonianza, cioè la vera responsabilità dell'educazione è dell'adulto, cioè l'adulto deve poter testimoniare questo significato nel modo in cui affronta la propria disciplina, per come sta in classe, per come vive e si rapporta con la realtà. I ragazzi vedranno e cominceranno a sperare se vedono di fronte a loro adulti che vivono per questo significato e vivono con questa speranza. Il dialogo è stata anche un'opportunità per riflettere sulle possibili soluzioni. Una delle eredità più importanti lasciate da Don Giussani è stata rispettare il significato più antico e profondo di educare, ossia saper tirar fuori ciò che è dentro. È sicuramente una delle dimensioni fondamentali quella del pensiero pedagogico in Giussani, perché la sua scelta umana è stata quella di passare dall'insegnamento accademico all'insegnamento con i ragazzi a scuola, quindi c'è un pensiero ma c'è anche un'esperienza molto concreta di insegnamento. E proprio partendo da qui, cioè dal valore dell'esperienza, dal valore di un rapporto diretto, di una compagnia con i ragazzi e di una grande capacità di dialogo anche con gli adulti, che si fonda l'importanza e anche l'attualità, direi, del pensiero di Don Giussani, perché uno dei temi su cui siamo tutti chiamati a riflettere, su cui siamo anche molto sfidati, è proprio questo, cioè l'individualismo, il ricorso a una tecnologia che rischia di sostituire la responsabilità dell'insegnamento, il contrasto ai fenomeni del disincanto, della demotivazione, della perdita di contatto con la realtà, diciamo, analogica per rifugiarsi in quella digitale. Don Giussani, attraverso un grande lavoro di critica, no? Di educazione alla critica, di educazione al pensiero autonomo, libero, ha aiutato decine, centinaia, migliaia di persone a sviluppare una propria visione del mondo,
attenta alla visione dell'altra, ha aiutato a capire qual è la tradizione che ci precede e che ci viene consegnata perché diventi una nostra eredità e una nostra, e un nostro patrimonio. Ci ha fatto capire qual è il valore dell'autorevolezza dei maestri, che sono soprattutto chiamati a dialogare, non soltanto a trasmettere. Quindi questi qui sono tutti i temi che rendono il pensiero di Giussani molto attuale e anche, direi, molto fecondo. Giustamente ha parlato di attualità, attualmente i giovani si trovano disorientati, forse è anche un po' una situazione che il sistema scolastico non riesce completamente a trattare. Ecco, proprio il pensiero di Don Giussani come potrebbe essere applicato in questo contesto? Beh, la scuola è un grande mondo, no? Nel quale si riflettono, si riverberano e anche si attuano le contraddizioni e le sfide della realtà, no? Non è esente dalle difficoltà che ognuno vive nella sua esistenza. E quindi credo che proprio attraverso un recupero dei temi del dialogo, no? La capacità di ascolto, la capacità di individuazione di quelli sono anche le esperienze, i valori, le storie dei ragazzi. I docenti possono tessere delle relazioni educative più autentiche. Aver meno paura dei ragazzi che delle tecnologie, in qualche modo. E utilizzare le tecnologie al massimo delle loro potenzialità, ma senza diventarne schiavi. E utilizzare anche la capacità di fare scuola insieme. Perché anche questa è una grande sfida che la scuola deve una volta di più accogliere. La scuola ha le potenzialità, perché la scuola da sempre, e Don Giussani questo lo sapeva, è un luogo cruciale per l'educazione, è un ambiente nel quale, nella protezione che tutto sommato comunque viene ancora riservata alla relazione educativa, nella scuola però si possono giocare in maniera molto efficace queste capacità e queste competenze. E ovviamente fra chi si occupa di giovani ed educazione ci sono gli scout. In particolare a Genova il MASCI, il Movimento degli Scout Adulti, ha organizzato un convegno in occasione del suo 70° compleanno. Era presente il presidente nazionale, il genovese Massimiliano Costa. Il tema è stato quello dell'accoglienza e dell'integrazione. Vediamo. In che modo MASCI sta festeggiando questi 70 anni di vita? I 70 anni del MASCI sono l'occasione perché gli adulti scout in ogni realtà d'Italia possano rilanciare la presenza dello scoutismo adulto come motivo di costruire delle reti di positività, un modo per poter portare in ogni territorio quegli elementi che facciano crescere il territorio, mettendosi con gli altri, mai da soli. Ecco, gli adulti scout vogliono, con le proprie caratteristiche, con le proprie potenzialità, a seconda delle diversità dei luoghi, riuscire a essere quel seme che fa crescere il luogo, essere positività per il futuro. Quindi 70 anni che guardano al domani e non solo un ricordo del passato. Un futuro fatto anche di accoglienza e di integrazione, così come si è approfondito nel corso di un dibattito a più voci. Ecco, lei ha sintetizzato quanto è emerso con alcune immagini che richiamano proprio l'essenza dei messaggi che abbiamo ricevuto. Sì, il tema dell'accoglienza che deve diventare integrazione è un tema forte che il movimento degli adulti scout ha portato in questi anni. È un tema perché è un tema emergenziale della nostra epoca. Così come l'ho messo in parallelo al tema della pace e di essere costruttori di pace in ogni ambiente, in ogni realtà. Sono due temi forti. Il MASCI vuole farsi interprete delle emergenze del tempo e il nostro tempo ci chiede questo. Quindi un'accoglienza che diventa integrazione quando il lavoro diventa davvero dignità e motivo di libertà per ogni persona, quando anche la comunicazione e la presa di coscienza delle persone sui numeri e non solo diventa un trasferimento della verità di quello che è il fenomeno dell'accoglienza e quando a un fenomeno complesso come l'immigrazione non si risponde con banalità e con slogan semplici, perché ai temi complessi hanno sempre delle risposte che sono complicate e a volte non si trovano nemmeno. Ecco, noi siamo coscienti di questo e ci vogliamo impegnare per crescere in questo senso.
Il tema di questi 70 anni del MASCI è più vita alla vita. In che modo lo avete declinato? Più vita alla vita è il tema forte, perché vogliamo dare più vita alla vita per ogni singola persona, cioè ogni persona che trovi senso nella propria vita, a quello che è, a quello che fa. Potremmo dirla cristianamente parlando, che realizzi la propria vocazione, perché ci sembra importante fare bene il papà e la mamma di famiglia, fare bene il proprio lavoro, fare bene il servizio nella società civile. Ma più vita alla vita lo intendiamo non solo in senso personale, ma anche in senso più ampio, cioè la vita che è la realtà di tutti, una vita che è la relazione di tutti. Quindi dare più senso, più forza alla vita, alla vitalità di questo nostro genere umano che sta faticando. Abbiamo la prospettiva di lasciare il mondo ai nostri nipoti un po' più brutto di come l'abbiamo trovato noi, invece l'ambizione sarebbe quella di lasciarlo migliore. E allora dare più vita alla vita vuol dire impegnarci per le future generazioni, e noi ci proviamo. Proseguono le celebrazioni del precetto pasquale nelle fabbriche, nei luoghi produttivi del nostro territorio. Monsignor Giampio De Vasini è stato allo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, ha celebrato l'Eucaristia e nel corso della Santa Messa ha chiesto a lavoratrici e lavoratori di fare una scelta di campo per dare un senso alla propria vita. Scegliere tra due visioni di vita, una dall'orizzonte temporale limitato, che inizia e finisce con la vita terrena ed è un affannarsi di impegni, aspirazioni personali, successi effimeri e cadute, l'altra arriva da più lontano, ha origine da un Dio che è amore e traguarda l'incontro con Lui e che nella vita di ogni giorno è incontro, servizio all'altro, ricerca di un senso più alto, fonte di gioia. C'è chi sceglie la prima e chi invece la seconda, ed è quella che il Vescovo di Chiavari ha invitato a intraprendere per dare un senso al tempo terreno. Lo ha fatto in occasione della Messa di Pasqua, presieduta nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso. Il motivo di questa scelta va al di là di un semplice ragionamento. Qualunque ragionamento umano è limitato. Punto sulla seconda visione di vita, perché quando ascolto e vivo il Vangelo sento che è vero. Perché quando smetto di pensare a me stesso e inizio a prendermi cura degli altri, sento che lì c'è la felicità. Ecco perché, nonostante tutto, scommetto sulla seconda visione di vita. E l'augurio che vi faccio è proprio questo, che anche voi possiate scommettere o continuare a scommettere, se già lo fate, su questa seconda visione di vita. Decine di dipendenti del cantiere rivano che hanno partecipato alla celebrazione, che è diventata un appuntamento consolidato e atteso. Ad animare la messa il coro dei lavoratori, che nel tempo si è ampliato ed è cresciuto. Quando abbiamo il vescovo qui in cantiere, come oggi, è sempre una gioia per tutti. È una presenza significativa e abbiamo cercato di accoglierlo nel migliore dei modi. E ecco, siamo contenti quando lui viene a trovarci. È già da qualche anno che noi, soprattutto per la messa appunto pasquale, prepariamo qualche canto. Siamo tutti dipendenti Fincantieri, dall'organista a tutti gli altri cantanti, che appunto siamo tutte persone che cantano nelle loro parrocchie abitualmente, e per l'occasione prepariamo qualche canto anche per la messa che Sua Eccellenza viene a celebrare qui in cantiere. Spesso troviamo anche qualche elemento nuovo che ci fa piacere. Quanto è importante questo rapporto tra il luogo di lavoro e la realtà ecclesiale? Direi che è molto importante, perché appunto, come ha detto Sua Eccellenza il Vescovo durante l'omelia, noi cerchiamo di vivere la nostra quotidianità al meglio, cercando di affrontare i nostri problemi. Quando qualcuno ce lo ricorda che comunque siamo tutti volti a qualcosa di più, ci fa bene. Monsignor De Vasini sarà nuovamente a Riva Trigoso, parteciperà infatti all'ultimo appuntamento della Lezio Divina sulla Genesi. Il ritrovo sarà nella Cappella di Via Palermo, che a 40 anni dalla sua consacrazione ritroverà adesso una nuova intitolazione. Si è scelto di intitolarla Maria sotto il titolo di Stella Maris, una cappella tra l'altro molto vicina al mare e che in questi anni rappresenta per la zona pastorale un po' un luogo di tutti, dove appunto ci si raduna per ascoltare soprattutto la parola di Dio, e dunque vogliamo appunto vivere questi primi suoi 40 anni intitolandola a Maria
e poi fare festa domenica con un concerto nel pomeriggio del coro Segesta, che sarà introdotto da un intervento alle 16.30 di Don Federico Picchetto, che ci aiuterà a ritrovare anche proprio un po' il senso di questa devozione alla Stella Maris, anche attraverso la storia e l'evoluzione che ha avuto questo titolo nei secoli. Lunedì mattina alle 10 il vescovo Giampio De Vasini benedirà la nuova ala del cimitero della frazione di Sant'Ambrogio a Zoagli, che è stata recentemente completata. Sarà anche l'occasione per presentare il restauro recentemente avvenuto, appunto anche in questo caso, del sagrato della chiesa parrocchiale, due opere molto attese dalla popolazione. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.